Bene, gradito ospite negli studi di AITV, oggi c'è Giovanni Daddario, imprenditore, DJ, fondatore della mitica Radio Ketchup, che per un lungo periodo, tra gli anni 80 e 90, ha sicuramente caratterizzato la cultura musicale giovanile a Pescara in tutto l'Abruzzo. Ma oggi Giovanni Daddario è con noi in una veste nuova, singolare, infatti il promotore del 500 Match, un raduno per 500, la mitica 500, che viene fatto questa volta nella sua quarta edizione in occasione della festa della Madonna del Fuoco. Ma ci spiega meglio Giovanni Daddario come avviene questo raduno che ha tanto seguito qui a Pescara e non solo. 500 Match nasce nel 2007 con la sua prima edizione che si è svolta presso il Centro Milesi, ex Centro Milesi, che è il centro sportivo del cementificio di Pescara. Riuscì benissimo questa festa perché vennero quasi 200-500 da tutto Abruzzo e fu un meraviglioso esordio nel mondo dei raduni da parte della nostra organizzazione, che non è condotta solo da me, ma è in collaborazione con il mio amico Emidio Cirillo, vicepresidente del Club 500 Pescara Colli. Ma non solo, attenzione, cioè non vogliamo ridurre, ecco, il 500 Match a una nicchia, quindi non vogliamo parlare solo di un club, perché il 500 Match appartiene a tutti i club d'Abruzzo e non solo, perché abbiamo premiato anche auto d'epoca, Fiat Cinquini di club extra regionali. Ecco, ricordiamo tutto l'affetto e l'amore che il pubblico italiano, e non solo, nutre per la 500, sia quella vecchia, quella storica, che quella nuova che si sta imponendo sui mercati internazionali. La 500 un po' è il mito dell'Italia, del boom economico, e non a caso uno dei lanci di questa vettura venne fatto proprio nel 57 a Pescara, in occasione di quella che fu l'unica finale di Miss Italia, prima che fosse gestita dalla famiglia Mirignani. Diciamo di questa Pescara che non c'è più, di questa Pescara del boom economico, che aveva ancora i ricordi freschi della Coppa Acerbo, e adesso un giovane imprenditore come te ha voluto incrementare questa cultura anche un po' delle 500 conservate, ma anche un po' modificate, rielaborate in varie sezioni e categorie. Spieghiamo come funziona questo concorso, che per i nostalgici, ma anche per gli innovatori. Allora, noi abbiamo all'interno di questo raduno con gara, inserito dei premi. La 500 più originale, la più tecnica, quindi per intendersi la più elaborata, un po' quella che va sul tuning, no? E poi anche la più applaudita, quella più apprezzata dal pubblico. Per diciamo, variare un po', perché siamo alla quarta edizione, quindi non vogliamo essere un po' statici e ripetitivi, abbiamo inserito anche la gara di parcheggio. Scusa, io faccio una battuta subito. È vero che le donne parcheggiano peggio degli uomini? Sono su YouTube dei video divertenti, però anche molti uomini parcheggiano male, insomma, cioè c'è molta ironia su come parcheggiare l'automobile. È vero allora questo? Ma sicuramente, in questo caso, nel nostro raduno, noi abbiamo preso in considerazione il parcheggio per farlo diventare una gara. Perché non potevamo certo bloccare la città per fare oppure affittare un autodromo all'interno di una festa, diciamo, parrocchiale, perché non l'abbiamo ancora detto, il 500 Match va a completare quella che è la festa della Madonna del Fuoco, una delle parrocchie più storiche di Pescara, più vecchia di Pescara, e anche una di quelle parrocchie con più abitanti. Sì, c'è una popolazione molto numerosa intorno a questa parrocchia. La zona della Tiburtina di Pescara ha la possibilità di avere anche delle attività molto molto belle, che tutta l'anno vengono organizzate dalla comunità parrocchiale. E ricordiamo un po' anche il periodo temporale di questo 500 Match, per chi si vuole iscrivere, per chi vuole vedere i video su YouTube, condividerli e fare, tra virgolette, proseliti. Ricordiamo un po' anche il periodo di questa festa. Per trovarci è semplicissimo, basta cliccare su 500 Match Pescara e quindi ottenere tutte le coordinate per contattarci e per iscriverci. Comunque potete chiamare, telefonare, rivolgervi ai vostri club che sicuramente conoscono i nostri indirizzi. Il raduno ci sarà in piazza Salvatore Allende, Sono Allende, sì, appunto, la piazza dedicata al è una presidente piazza bellissima del nostro quartiere, che magari è poco conosciuta a Pescara, ma per intenderci si trova a Pescara Nuova, nel nuovo quartiere che sta nascendo nell'inizio della Sì, la nuova Tiburtina. Tiburtina, cosiddetta la nuova Tiburtina, Inizio insomma. Tiburtina. Sì. Alle spalle della stazione Porta Nuova,
insomma, il ritrovo in questa piazza, dove avremo le iscrizioni, dove tutti gli iscritti sarà offerto un aperitivo di benvenuto da parte ovviamente degli sponsor e dell'organizzazione. Poi da lì faremo un giro per il quartiere, volutamente per il quartiere, perché vogliamo far vedere a Pescara e non solo agli ospiti che verranno da fuori, anche la nostra periferia che merita di essere conosciuta e merita di essere vissuta. Ricordiamo il periodo, il 12, 13 e 14 luglio, ricordiamo venerdì, sabato e domenica, sono le giornate in cui appunto c'è questa serie di manifestazioni promosse dalla parrocchia. Ma torniamo alle 500, dicevamo c'è spazio proprio per tutte le categorie, la 500 appunto, diciamo, il mito italiano, tu lavori anche con la tua famiglia nel campo dei ricambi, delle automobili, che effetto fa guidare una 500 che ti ricorda un po' l'epoca meccanica in cui c'era pochissima elettronica nelle macchine, un po' fare un salto nel tempo, fare un viaggio nel tempo con una macchina appunto con criteri un po' diversi da quelli attuali, macchine belle, pesanti, robuste rispetto a quelle attuali che hanno criteri diversi un po' di assemblaggio e di lavorazione? L'effetto è sicuramente un effetto nostalgia, di divertimento, di un effetto di semplicità, un effetto di diciamo di far parte della storia italiana. La 500 per prima cosa mi ricorda la mia infanzia, perché mio padre aveva una Fiat 500. Mi ricordo che la nostra famiglia era composta, cioè è ancora composta fortunatamente, da due genitori e quattro figli, e noi andavamo tutti nella 500 con il mitico portapacchi che serviva per mettere tutte le valigie, l'armamentario. Però questo da piccolo, e poi quando siete cresciuti la 500? Beh, no, poi no. Perché poi... avete fatto le modifiche, insomma, all'abitacolo. Certo, poi abbiamo acquistato una macchina più grande, però ai bella tempi, questa immagine della, agli inizi della anni, della... agli inizi anni 70, Merigo, la quasi totalità, certo, delle famiglie italiane aveva la 500, era una macchina dalla Topolino alla 500 si passa, popolarissima, insomma, certo, dalla Topolino alla 500, però parliamo di Topolino, se per parlare di Topolino si parla di anni 50, la 500 invece è anni 60, anni, esatto, 70 e anche anni 80, ma è tuttora la 500 e diciamo è preferita come mezzo di locomozione da tantissimi. Anche la vecchia 500 secondo me è molto, ma molto più bella di tante macchine che escono ultimamente. Beh, è un piccolo capolavoro della creatività, dell'ingegno italiano, che sono riconosciuto assolutamente in tutto il mondo. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto di queste tre edizioni precedenti, qualcosa che ti ha colpito tra appassionati, cose che sono accadute dietro le quinte? Beh, la prima cosa che mi viene in mente è questo campanilismo tra i club. Non è che c'è molto accordo tra i vari club, no? Ognuno tira l'acqua al proprio mulino, al proprio raduno, quindi ci sono i dispetti, io faccio il mio, non vengo al tuo e viceversa. Però questa cosa finalmente va scemando pian piano, anche grazie alla maturità e all'esperienza che si sta raggiungendo con i vari ritrovi e raduni che sono sempre più frequenti, no? Perché poi alla fine bisogna fare dei ritrovi dove c'è una grossa partecipazione, quindi cercare di coinvolgere tutte le 500 d'Abruzzo come minimo, altrimenti che ritrovo è? È un ritrovo di una comitiva o di quattro macchine? Beh, non è una cosa bella da vedere. No, bisogna estendere appunto noi con questa bella intervista che tu ci hai concesso, cerchiamo di sensibilizzare, non solo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, a condividere questo momento, questi tre giorni con la Madonna del Fuoco, avvicinarsi anche a una parte della città che spesso è stata vista anche dalla classe politica come una parte della città da non curare, invece una parte da valorizzare che si sta espandendo, e poi ovviamente la possibilità di vedere tutte queste magnifiche 500, conoscere i proprietari, farsi raccontare degli aneddoti, fare delle bellissime foto, poi anche gareggiare simpaticamente in questa bella disfida del parcheggio, che sicuramente farà sorridere. Vedremo molti video anche sul web in cui si ironizza su chi è più bravo o chi è meno bravo. Ovviamente oggi con i sensori di parcheggio l'abilità di parcheggiare magari
con molta rapidità sulla sinistra anziché sulla destra, viene messa in secondo piano perché il sensore ci aiuta. Certo che se uno è imbrenato ovviamente non c'è sensore che ti salvi. Per parlare della gara di parcheggio, Americo, lo spazio è definito, quindi ci sarà uno spazio limitato che sarà circa un metro più lungo dell'autovettura, quindi della 500, e nel tempo più breve possibile il pilota iscritto alla gara di parcheggio veloce del 500 match, quarta edizione, che si terrà il 13 luglio 2013 presso la festa Madonna del Fuoco, quindi presso la parrocchia Madonna del Fuoco, il pilota che risulterà più veloce nel parcheggiare, ovviamente ci sono dei giudici, c'è un regolamento da seguire, avrà il premio e sarà considerato scritto nella storia e nei vari club dei cinquini. Questa è una cosa molto interessante. Dicevamo, nel 57 a Pescara ci fu questa invasione 500 con le Miss, ci sono ancora le immagini visibili negli archivi Luce, che adesso sono stati messi anche online. Ricordiamo che l'Alfa Romeo dedicò un modello a Pescara. L'Alfa Romeo Pescara è una macchina bellissima, di grande pregio, ne esistono pochi esemplari, l'anno scorso ne è stato anche uno a Pescara. Poi a un certo punto dal capoluogo adriatico si è un po' allontanato l'interesse dopo la Coppa Acerbo per i motori. Adesso si parla in Abruzzo di automotive, di mondo dell'auto, adesso però si è avvesso un'idea diversa, ecologica, sostenibile della vettura. Questo creerà una nuova generazione oppure si rimarrà affezionati ai vecchi valori dell'auto? Io sto vedendo una cosa, che c'è molta passione per le auto storiche, si spende molto di più per un'auto storica che per un'auto moderna, quindi per la manutenzione. No, non perché si paga di meno di bollo, non perché... No, scherza, attenzione, anzi i tempi si sono allungati per arrivare ad auto storica, no, non sono più 20 anni, ma mi sembra che siano 25. 25. Un anno fa erano 20 anni, ora hanno un po' cambiato. Anche perché le auto d'epoca stanno sempre più crescendo, sono sempre più numerose. Pochi sono quei soggetti che, giunti ad avere un'auto per 15-20 anni, la vanno a rottamare, perché sono consapevoli del valore storico e anche economico, certo, che l'auto raggiunge. Cercano. Infatti nel mio negozio, Autoricambi da Dario, in via Tiburtina, sono sempre più numerosi i collezionisti, gli appassionati del garage che curano la propria vettura dall'A alla Z, cioè proprio rifacendo il motore da capo, mettendo a posto la carrozzeria, truccando, facendo anche delle perfezioni. Viene riportata in auge e appunto si arriva a esemplari che valgono 500-600 mila euro, arriviamo a cifre veramente importanti, non solo per Jaguar, Rolls o Porsche, ma anche Mercedes, sì, ma anche per macchine di marche appunto impensabili. Qualche settimana fa c'è stato anche un raduno di camion, di autocarri d'epoca, è stato fatto mi sembra tra Ortona e Pescara, e si sono radunati qui alla stazione Porta Nuova di Pescara, una cosa molto simpatica. Molto interessante, insomma, anche la tradizione è quella appunto del trasporto pesante. Torniamo alla festa, allora noi abbiamo l'invito a tutti a partecipare 12, 13 e 14 luglio, il 13 in particolare il 500 match, e alle donne piace la 500, quella nuova sicuramente secondo le indagini di mercato, e quella vecchia ha un suo fascino, essere invitati a fare un giro sulla 500, qualcosa di romantico, magari proprio perché è una macchina d'epoca. Piace alle ragazze questa idea di vedere un po' come le macchine di una volta? Ma sicuramente che piace. Io posso parlare di mia moglie. Mia moglie è contentissima di fare un giro sulla vecchia 500. Ovviamente la 500 non deve essere un rudere, deve essere tenuta bene in forma, quindi bella lucidata, lavata, con tutta la tappezzeria in ordine, la carrozzeria in ordine, senza avere degli eccessi. La 500 così com'era, come mamma l'ha fatta. Poi ci sono altri soggetti che la truccano. C'è la 500 con le bollicine, c'è la 500 limousine, c'è la 500 con la vasca da bagno, c'è la 500 da discoteca, ce ne sono tantissime di 500. Venite a vederci e sicuramente vi divertirete, perché
per fare un aneddoto, Amerigo. Come no? Cioè, un aneddoto. Mentre eravamo lì nella festa, no? Con l'impianto musicale molto potente, no? Di solito sono di service. La musica non può non accompagnare questi raduni. C'era una 500 che aumentava il volume più di noi, e noi abbiamo dovuto chiedere al microfono, mandare anche uno del servizio d'ordine a chiedere la cortesia di abbassare il volume, se no il service non sovrastava la potenza musicale di che veniva emanata da questo cinquino. Ripeto le date: 12, 13 e 14, festa matronale della Beata Vergine Maria del Fuoco di Pescara, quartiere Villa del Fuoco. Salutiamo anche il parroco. Il nuovo parroco, Don Marco Di Persio. Salutiamo la sua disponibilità, i tanti progetti che fa per i giovani, è sempre molto vicino alle famiglie, questo è un momento particolare per la società italiana. Ricordiamo con una parrocchia molto vicina anche qui, che in questo momento ha una situazione non facile. Questo è molto bello appunto da parte di questa parrocchia, come di tante altre parrocchie. Sì, anche perché è un momento molto importante per la nostra parrocchia, perché proprio circa un anno fa è venuto a mancare Don Giuseppe Comerlati, vicario generale, storico parroco della Madonna del Fuoco. Torniamo al programma. Venerdì 12 la festa inizia con una gara podistica competitiva di 9,5 km per le vie del quartiere. Poi a seguire ci sarà la musica italiana e straniera con il gruppo Spread. Quindi anche tutte le famiglie potranno partecipare, godersi il momento, insomma, così. E alle ore 22 ci sarà il cabaret con Tony Russi. Sabato 13 sarà 500 match quarta edizione. All'interno del 500 match ci sarà anche la Baby Dance con gli scout Pescara 8, e prima e durante la premiazione avremo la serata danzante con Adamo in musica. Poi domenica 14 luglio c'è il gran finale con un festival tutto fatto in casa, e devo dire un festival che viene preparato durante tutto l'anno dai vari gruppi del nostro quartiere, gruppi musicali si intende, Festival Mi Va di Cantare. E lì voglio salutare l'art director Patrizia D'Agostino e il nostro presidente del comitato festa Antonio D'Agostino. Allora, io ringrazio Giovanni Daddario, noi siamo in chiusura di questa bella chiacchierata per dare un po' spazio a questa iniziativa della parrocchia Madonna del Fuoco. In conclusione, ti manca la Radio Ketchup, ti mancano un po' quegli anni, ti manca un po' quell'ottimismo tipico prima del 2000, no? In cui tutta l'Italia si lanciava nel mondo delle feste, delle discoteche, dell'edonismo. Ti manca quel mondo? Adesso si parla sempre un po' di crisi, recessione, mancanza di fiducia. Allora, prima di darti una novità, una bella chicca. Ti capovolgo la domanda: ti manco come editore radiofonico? Come no? Sei stato editore radiofonico con un punto di riferimento con l'intera generazione di DJ. Tutti i DJ che noi vediamo, ascoltiamo in discoteca, che abbiamo esportato, sono passati tutti per Radio Ketchup, e questa è una certezza, un dato di fatto. Certo che ci manca, Radio Ketchup ha formato tanti professionisti del mondo della radio e della TV, e sicuramente i DJ hanno contribuito a creare, a mio giudizio, una cultura musicale positiva del divertimento. Quindi io, personalmente, dicevo a te manca, dai, un po' di nostalgia c'è. Sicuramente è una parte bellissima della mia vita, e devo dire che potrebbe esserci. Potrebbe, no, diamola questa notizia. Diamo una notizia. Il dulcis in fundo. È stata concepita Radio 500. Marchionne lo sa, Marchionne, la D Fiat Marchionne. Stiamo trattando con Marchionne. Marchionne, che è di origine abruzzese, la D poi insomma. È stata concepita Radio 500, caro Amerigo, di cui mi auguro tu voglia far parte anche. Mi farò intervistare volentieri da Radio 500. Radio 500, e sta per venire alla luce. Molto, poi molto bene, faremo sapere, una radio che non è solo per gli amanti della 500, si ispira da quella semplicità, da quella simpatia che ci dà la 500, però sarà una radio di ottima musica di tutti i tempi, è fatta dai migliori DJ di Pescara, vecchi e nuovi. Va bene, io ringrazio Giovanni D'Addario, grazie di essere stato con noi, vi ricordo questo 500 match per il 13 luglio, la festa continuerà il 12, 13, 14 luglio a Madonna del Fuoco, partecipate tutti e poi sul web condividete un po' i video che hanno a che fare con questa divertente iniziativa. Grazie.